La domenica dei recuperi nel girone H di Serie D è un grandissimo assist al Taranto. Il Casarano, che fino al weekend era la prima inseguitrice della capolista, perde clamorosamente in casa contro il Gravina e scivola addirittura al terzo posto. Un gol di Gilli vale il successo insperato dei murgiani, che centrano così la seconda vittoria di fila dopo quella contro l'Aversa e si rilanciano nella corsa alla salvezza diretta. I salentini, invece, rischiano così di scivolare a meno 9 dal primo posto. Bene, intanto la fortuna uno se la deve andare a cercare, diciamo che sotto il profilo delle occasioni ne abbiamo avute diverse, siamo mancati in lucidità, in precisione, troppa frenesia anche nel cercare la battuta a rete, quindi penalizzati di questo e poi la beffa. Ancora ci sono delle gare, sicuramente abbiamo il dovere e la professionalità di spingere finché possiamo e poi alla fine quando i numeri diranno qualcosa, se sarà in negativo prenderemo atto oppure andremo avanti. Proprio a Casarano il Nardò aveva perso in modo bruciante mercoledì scorso. Dal campo con il 5-0 all'Aversa arriva una risposta forte a chi dava i granata per finiti in questo campionato. E questo è il commento di Ciro Danucci. Il tecnico si sfoga nel post partita difendendo la squadra adesso a meno 5 dai playoff con due partite ancora da recuperare. Siccome ho passato tre giorni non belli, nel senso ma sia io ma tutta la squadra abbiamo passato tre giorni abbastanza impegnativi dal punto di vista nervoso, dal punto di vista proprio anche emotivo, bravissimo. E ci tenevo a dire una cosa, perché poi ho letto tantissime cattiverie su di me, sulla mia squadra soprattutto, della cosa che più mi fa male. E volevo dire a certi personaggi che quando parlano del sottoscritto, ma quando parlano soprattutto dei ragazzi, si devono sciacquare la bocca, perché ho sentito delle cose che esulano dal calcio, esulano dai risultati e vanno proprio sul personale. È una cosa bruttissima, è una cosa che questa squadra non si merita, è una cosa che io non mi merito, per quello non perché è campato in aria, ma per quello che stiamo facendo. Sconfitta per l'Altamura nello scontro diretto con il Picerno, che al D'Angelo vince 2-1 e scavalca il Casarano al secondo posto. Lucani che salgono a meno 5 dal Taranto, mentre i murgiani devono rimandare l'assalto ai playoff ai prossimi recuperi. La squadra di Monticciolo resta a 40 punti, gli stessi del Nardò. Mercoledì si torna in campo con altri tre match, Bitonto-Altamura, Nardò-Fasano e Aversa-Taranto, con gli ionici pronti a legittimare il primato.